Presentiamo il sesto incontro del ciclo che abbiamo chiamato Nelle Segrete Stanze, quindi questi incontri mensili che ormai da sei mesi facciamo qui alla Liberi Assaggi e nei quali invitiamo ogni mese tre scienziati a parlarci di quello che studiano e su cui fanno ricerca, appunto la ricerca di frontiera, quello che si studia oggi nei laboratori e nelle università italiane. Ed è un modo per portare la ricerca appunto fuori dalle stanze segrete dove è confinata, quindi renderla accessibile a tutti e anche, speriamo, comprensibile a chi magari la scienza la mastica un po' meno ma è appassionato e interessato. Oggi abbiamo Paolo De Bernardis, astrofisico dell'Università La Sapienza di Roma. Abbiamo due giovani ricercatrici, Francesca De Petrillo e Marialba Ventricelli, biologhe del CNR, sempre qua di Roma, e poi Luca Leuzzi, anche lui fisico dell'Istituto di Nanotecnologie del CNR. Io lascio subito la parola a Paolo De Bernardis, che ci parlerà appunto di telescopi spaziali alla ricerca del Big Bang. Un grazie. Argomento... Prego. Grazie mille. Vi parlerò di telescopi spaziali perché è quello che faccio e quindi cercherò di raccontare nel breve tempo inesorabile che scorre di che cosa si tratta e perché è interessante farlo. Come i fisici teorici vedono il Big Bang oggi è abbastanza interessante. Si parla di una schiuma di spazio-tempo primordiale dalla quale in un certo punto, in un certo attimo, si realizzano delle condizioni per una immensa esplosione che si chiama inflazione cosmica e che porta all'universo primordiale, cioè uno stato estremamente caldo, estremamente denso e in espansione dalla quale poi sono nate le galassie, sono nate le stelle, siamo nati noi, eccetera. Io non sono un fisico teorico. Di queste cose potete trovare nel libro di Carlo Rovelli, potete trovare anche in altri libri, ma la domanda a cui mi preme cercare di rispondere è queste sono teorie, possiamo verificarle? Possiamo vedere queste cose, fare misure quantitative di queste cose? Questo è quello che mi interessa discutere adesso. Possiamo osservare il Big Bang. Quello che sappiamo dalla cosmologia è che il Big Bang è avvenuto intorno a 13,7 miliardi di anni fa. Come facciamo a osservarlo? Questo è il problema. E dobbiamo fare quello che... ci è permesso dal fatto che le informazioni arrivano attraverso la luce e la luce viaggia a una certa velocità e quindi più guardiamo lontano e più tempo ha impiegato la luce per arrivare e quindi abbiamo questa straordinaria possibilità di osservare com'era il passato dell'universo guardando lontano. Se guardo verso la galassia di Andromeda vedo luce che ha impiegato 2 milioni di anni a arrivare e quindi vedo com'era la galassia di Andromeda 2 milioni di anni fa. E quindi se guardo sempre più lontano posso arrivare a guardare nel passato sempre più remoto dell'universo fino forse a 13,7 miliardi di anni fa. Bellissimo, questa è l'idea di base, però per farlo dobbiamo attraversare degli ostacoli, cioè la luce che viene da così lontano, deve attraversare tanti ostacoli. E il più vicino a noi è l'atmosfera della nostra Terra, che non è totalmente trasparente alla luce. In certe lunghezze d'onda, cioè certi colori della luce, riescono a passare abbastanza bene, ma non benissimo, altri no. Altri non passano e vedremo che questo è un problema importante. Poi ci sono altre cose di cui parlerò più avanti. Comunque, ad esempio, molto in pratica, noi siamo tutti supporters delle tecnologie, delle energie alternative, in particolare di prendere energia dal sole, che è ciò. E il Sole, alla distanza in cui si trova, produce un mucchio di energia
che arriva fino a noi, arriva fino al top, all'inizio dell'atmosfera terrestre, arriva quasi 1,4 kW per ogni metro quadro, che è un mucchio di roba. Ci si accende una stufina con 1,4 kW, quindi sarebbe ottimo, solo che poi, passando nell'atmosfera terrestre, metà circa di questa luce visibile viene assorbita, a terra ne arriva molto meno. Poi quanto siamo capaci di estrarre noi è un altro discorso, l'efficienza delle celle è ancora più bassa. Però insomma a terra arriva la metà di quello che è arrivato al top dell'atmosfera, cioè l'atmosfera ha assorbito metà della luce che viene da fuori. Quando arriva luce da una galassia lontana succede la stessa cosa. Metà viene assorbita dall'atmosfera terrestre. E non solo, qui ci sono due immagini di Giove prese in due posti diversi, una in cui l'atmosfera è molto stabile, tranquilla, e una in cui invece l'atmosfera è perturbata. Quindi non solo l'atmosfera assorbe la luce, ma quella che passa viene anche un po' deviata, per cui le immagini non sono nitide. Quindi questo è un altro problema. Allora, questi due problemi si possono risolvere in un modo banale, e il modo banale è mettere il nostro telescopio che serve a fare queste osservazioni fuori dall'atmosfera. Facile a dire, un po' più complicato da fare, però voglio dire da decenni è in orbita questo telescopio spaziale che è fatto semplicemente sulla base di questo semplice ragionamento: se si va fuori non c'è il problema. Okay? E questo è l'esempio, diciamo, più eclatante. L'Hubble Space Telescope ci ha regalato immagini di astri lontanissimi e ci ha permesso di capire come questi astri funzionano. Ora, ecco, stelle che distano decine di migliaia di anni luce o galassie che distano miliardi di anni luce. Ogni puntino in questa immagine, che è stata presa proprio da Hubble Space Telescope, che ha dovuto faticare per fare questa immagine, c'è stato ore e ore a puntare sempre quella minuscola regione di cielo, qui è molto ingrandita ma in realtà è una regione minuscola, e ogni puntino è un agglomerato di 100 miliardi di stelle, okay? Ci sono oggetti un po' più galassie un po' più vicine, delle quali si vede la struttura, ma ogni puntino è una galassia, quelli più piccoli sono molto lontani. Il più lontano di tutti si trova circa a 10 miliardi di anni luce di distanza. Non siamo ancora al Big Bang, siamo andati molto lontano nello spazio e nel tempo, ma il Big Bang è più lontano ancora. E c'è una cosa, mi piace citare questo autore del 1530, che dice: cosa c'è oltre le galassie? Oltre le galassie c'è della luce rispetto alla quale il nostro Sole è debole e che i nostri occhi non possono osservare. È straordinario. Cioè, questo ovviamente è una intuizione poetica, ma è straordinariamente vicina alla realtà. Se si guarda ancora più lontano, si riceve luce intensa, ma si riceve a lunghezze d'onda che i nostri occhi non possono osservare. E questo succede perché viaggiando nell'universo, con l'espansione dell'universo, le lunghezze d'onda della luce si allungano come tutte le altre lunghezze, e quindi la luce che partiva con lunghezze d'onda brevi, ad esempio blu, da una lontana galassia, nel suo lungo viaggio di miliardi di anni fino a noi è diventata luce di lunghezza d'onda più lunga, perché tutte le lunghezze nel frattempo si sono espanse, perché l'universo nel frattempo si è espanso. L'universo si espande. Allora il problema è molto pratico per quello che vogliamo fare noi. Se noi vogliamo guardare ancora lontano, ancora più lontano, la luce ha avuto un mucchio di tempo per viaggiare e arrivare fino a noi, e nel frattempo l'universo si è espanso molto. E quindi quella luce, che all'inizio magari era come la luce del Sole, è diventata delle onde elettromagnetiche ancora, ma di lunghezza d'onda lunga, che i nostri occhi non possono osservare. Infrarossi, microonde, onde radio,
sono tutte onde elettromagnetiche come le onde luminose, ma la lunghezza d'onda di queste onde è sempre più lunga. Se vogliamo osservare il Big Bang, dobbiamo dotarci di telescopi che sono sensibili a onde lunghe, perché l'universo si è espanso molto durante il viaggio di queste onde dal Big Bang fino a noi. Nell'infrarosso, quello che vi dicevo prima, è ancora più difficile. La luce che viene dal Sole penetra nell'atmosfera quando è luce visibile, per il 50% riesce ad arrivare fino a Terra, scalda la Terra riemette luce di lunghezza d'onda più lunga e questa lunghezza d'onda non riesce a uscire dall'atmosfera, perché a quelle lunghezze d'onda lunghe l'atmosfera non è trasparente. Quindi se noi vogliamo vedere luce che ha lunghezze d'onda lunghe, non riuscirà a passare all'atmosfera e quindi è a maggior ragione che dovremo usare telescopi nello spazio per studiare lunghezze d'onda lunghe, quelle che vengono dall'universo lontano e dal Big Bang. Questo si sa da molto tempo, questo è un telescopio che è stato lanciato 6 anni fa per studiare l'universo nell'infrarosso e vedete che macchina complicatissima si è dovuta fare, perché deve lavorare da solo, deve essere freddissimo e deve lavorare nello spazio. Non c'era modo di fare altrimenti. Beh, facendo questo tipo di misure si è arrivati a osservare fino al successivo ostacolo. E il successivo ostacolo, l'atmosfera l'abbiamo risolta perché siamo andati fuori, ma c'è un altro ostacolo che è ancora più importante, che è l'universo primordiale stesso, che non è trasparente alla luce. Questo è un grosso problema. Guardare attraverso quell'epoca di universo è difficile, perché l'universo era talmente caldo da essere simile all'interno del Sole. E l'interno del Sole è brillantissimo, ma non è trasparente alla luce. È fatto di elettroni e ioni che si sono separati e che interagiscono fortissimamente con la luce. E quindi non la lasciano passare. Nell'universo primordiale, che era caldo e denso, ci sono le stesse condizioni fisiche, e quindi abbiamo un ostacolo quasi insormontabile. Fino a lì ci siamo arrivati, e esperimenti come COBE nello spazio, come Boomerang nello spazio vicino ma comunque sopra l'atmosfera, e come WMAP e Planck sono andati a studiare quell'epoca dell'universo. Adesso, negli ultimi 5 minuti che mi rimangono, vorrei raccontare che cosa facciamo adesso e come si va a guardare ancora oltre. E capite che è molto difficile, perché ancora oltre vuol dire guardare attraverso qualcosa di opaco, che non si può fare, non potete guardare attraverso a quel muro. La luce non ci passa. E lì abbiamo un muro incandescente, che è l'intero universo primordiale. Quindi dobbiamo rassegnarci, abbiamo fatto delle cose interessanti, perché siamo andati a vedere con questo esperimento, ad esempio uno degli ultimi, un telescopio che ha lavorato lontano da Terra, non fuori dall'atmosfera, ma addirittura 1,5 milioni di chilometri da noi è andato a finire, proprio per non avere ostacoli. E questo telescopio, lavorando da così lontano, è riuscito a fare delle misure straordinarie di tutto il cielo a tante lunghezze d'onda, e da queste è riuscito a ricavare la mappa di com'era l'universo al momento in cui è diventato trasparente, 13,7 miliardi di anni fa. Era fatto così, ora è una ricostruzione in falsi colori, ma sono zone un po' più calde, un po' più fredde, rappresentate in falsi colori. Era un gas incandescente con regioni un po' più calde, un po' più fredde, più o meno come la superficie del Sole. Allora, come facciamo a guardarci attraverso? In modo diretto non si può fare, semplicemente. Però possiamo studiare una caratteristica della luce, che è la sua polarizzazione, e vi dico tra un attimo che cos'è, che ricorda che cosa è successo prima. Questa luce che si è liberata dalla materia a quest'epoca,
in precedenza aveva viaggiato nell'universo, ma non aveva viaggiato in linea retta. Aveva viaggiato da un elettrone all'altro per pochi centimetri e poi cambiato direzione ogni volta che interagiva con un elettrone diverso, e chissà quante volte l'ha fatto, per cui si è persa completamente l'immagine iniziale. Quando noi guardiamo la galassia di Andromeda, la luce viaggia per 2 milioni di anni e nessuno la disturba. Ma se ci fosse della nebbia nel mezzo, questa luce verrebbe a cambiare direzione e l'immagine si perderebbe. È quello che succede anche qua. L'immagine dell'universo prima di quest'epoca è persa irrimediabilmente, perché la luce ha viaggiato in una nebbia inestricabile. Però ci sono delle caratteristiche della luce che ricordano quello che è successo prima in modo indiretto, e lo fanno perché l'evento iniziale, quello dell'inflazione cosmica di cui vi ho appena accennato, se mai c'è stato, non solo ha prodotto questa espansione spaventosa dell'universo, ma ha prodotto anche delle onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali si propagano nell'universo come la luce, come le onde luminose, ma possono passare all'interno dell'universo opaco. Si trasmettono anche all'interno del Sole, all'interno della Terra, sono perturbazioni dello spazio stesso, viaggiano alla velocità della luce, ma hanno il vantaggio enorme di poter passare nell'universo primordiale. E quindi se riusciamo a studiare quelle, allora abbiamo un portatore di informazioni che viene direttamente dai primi attimi. Allora come si fa? Si fanno esperimenti, come è qui, il tempo è inesorabile, c'è ancora qualche granellino, si fanno esperimenti come questo, che si chiama Large Scale Polarization Explorer, che studia l'interazione tra queste onde gravitazionali, che ancora nessuno ha visto, se ci sono le vedremo, ma ancora nessuno le ha viste, queste onde gravitazionali con la luce che viene da quell'epoca. E in particolare come queste onde gravitazionali modificano lo stato di polarizzazione della luce. Questo è quello che stiamo facendo in questo momento. E mi aspetto domande da chi le vorrà fare, se avete curiosità più in dettaglio su questo tipo di misura.